insomma, diciamo che all'estero è, credo, oggi uno dei prodotti che sta avendo più successo in generale, non italiano. La messa in onda in Inghilterra è stata uno straordinario successo, quella in Spagna cominciava lunedì, come dicevamo, ha portato la Sexta al 7,8%, che è circa il 40% in più di quello che faceva in quella fascia oraria nelle ultime settimane, e è andato a Toronto, insomma è stato già anche un successo in Scandinavia quando è andato in onda su HBO Nordic in Scandinavia. E adesso siamo in attesa di sapere dove andrà in onda negli Stati Uniti. Come è noto, è stato comprato dalla Weinstein Company, e credo che lì ci sarà un interessante elemento da valutare. Potrebbe essere la prima serie televisiva, ma credo sinceramente anche il primo film italiano che verrà doppiato negli Stati Uniti. Tenete conto che storicamente il prodotto europeo negli Stati Uniti non viene doppiato, perché non c'è né una tradizione di doppiatori, perché ovviamente il 99% del prodotto è già in inglese, no? Per cui anche film italiani che hanno vinto l'Oscar, come Mediterraneo, Nuovo Cinema Paradiso, Ma la vita bella, sono andati in onda negli Stati Uniti in italiano con i sottotitoli. In questo momento c'è una forte tentativo di fare un'operazione di doppiaggio sulla serie, che la renderebbe di fatto un prodotto che a quel punto avrebbe un accesso a un pubblico ancora più ampio. Credo che, diciamo, l'effetto di Gomorra, al di là dei video fatti dai Jackal, che sono fantastici, sia un po' quello che dicevo prima, cioè un effetto che ha un effetto benefico sull'intera industria. Cioè ti dice comunque che non è affatto vero che il prodotto internazionale italiano non possa viaggiare, il prodotto italiano può viaggiare, e può viaggiare all'interno anche di quel tipo di posizionamento, che è il posizionamento di The Wire, il posizionamento di prodotti molto sofisticati, diciamo stile HBO. Sì, diciamo che tra l'altro non arriva solo lui, ma di nuovo, credo che c'è un talento in Italia in questo momento straordinario, e c'è una nuova generazione. Paolo Sorrentino è uno, Matteo Garrone è un altro, e ci sono molti altri ancora, che tra l'altro ha visto con fenomeni come Gomorra, ma come Romanzo Criminale prima, credo, ed anche altre produzioni che abbiamo fatto, che quella famosa idea che il cinema era il prodotto alto e la televisione era il prodotto basso non sia più vero, e quindi giustamente ha voglia di cimentarsi con il prodotto televisivo, che ti permette sostanzialmente una serie di cose, ma due in particolare. La prima è che tu puoi dare alla scrittura un potere fondamentale, perché tu puoi sviluppare le storie veramente molto di più, e la seconda che tu puoi, il regista ha un ruolo, se si accumula su sé un ruolo di showrunner, ha anche un ruolo che impatta molto di più un modello produttivo di quanto lo può impattare in un film, dove gli aspetti di budget, soprattutto film di grossi budget, poi il produttore naturalmente ha una voce in capitolo molto rilevante, no? Le serie televisive nel nostro modello partono con un budget definito, a quel punto però tu come lo spendi, essendo un budget ovviamente, comunque se lo sviluppi su 12 puntate è abbastanza importante, come lo spendi è molto nelle corde dello showrunner. Siccome lo showrunner a volte è il regista, come nel modello di True Detective negli Stati Uniti, questo credo sia molto intrigante per alcune figure, no, professionali, perché vedono un'opportunità di fare anche quell'aspetto lì.